Monday, il programma che sai cosa bevi. Questa sera con noi per la puntata ospiti di conturbante bellezza con sangue dell'est che scorre nelle vene, Clady Cadiu e Camilla Razzi. Buonasera. Belli, belli, proprio belli, 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 in tutti i sensi. Quindi vi chiedo subito di sfoderare il vostro fascino per convincere chi ci sta guardando a restare davanti alla TV pure adesso, che ci sarà un po' di qualche idea per spendere meglio, come diceva Marta Flavi. Dunque, guarda, Geppi, io ho parlato di sesso, di delitti e ultimamente di bambini. Chissà, forse una delle tre cose questa sera succederà col bel Clady. Vuoi ucciderlo? Magari. È più facile che tu lo uccida che non che lui... Può succedere di tutto, eh? Può succedere di tutto. Cosa accadrà? Clady metterà incinta Camila o Camila ucciderà Clady? Lo scopriremo insieme tra poco. Basta, no, io direi che ho dato con le gravidanze, so. Geppi, direi Clady che parlerà di danza, ma anche del suo film, ne parleremo meglio dopo. E Camila ci parlerà, pensate, di niente poco di ma meno vero, che di gruppi stranieri. A tra poco. Il programma che esplora le notizie del presente per provare a intuire che cosa resterà di questa giornata, di questo 12 novembre 2012, negli anni che ci aspettano. Questo compito stasera è affidato a Camila Raznovic e Clady Cadiu. Buonasera, ciao. Clady ha appena girato un film con un regista amatissimo. Il film si intitola La nave dolce e il regista è il grandissimo Daniele Vicari. È un film molto importante, racconta la storia della nave Vlora che approdò a Bari nel 1991 con 20.000 profughi. Allora, tu eri a bordo e tu eri anche sul set, insomma, è un documentario. Ci vuoi parlare un po' di questo film così particolare? Sì, avevo poco più di 17 anni quando... ho preso questa nave con altri 20.000 connazionali, siamo arrivati a Bari, siamo rimasti solo per 5 giorni, poi siamo stati quasi tutti rimpatriati. Il film è uscito al cinema, un film documentario che parla insomma di questo tragitto di quasi 5 giorni tra il porto di Bari e lo stadio delle Vittorie. È un film per è un film ricordare di dolore, un film di speranza anche perché comunque assolutamente sì. Tante le persone che hanno, sono state protagoniste in quegli anni che hanno ripercorso insieme al regista Daniele Vicari l'esperienza, è così? Sì, sì, è un film per non dimenticare, per imparare soprattutto le nuove generazioni, i ragazzi che tendono magari a non apprezzare quello che hanno e può essere sapere anche in aiuto. Com'è difficile a volte avere una vita normale. Questo film lo racconta, questo film lo raccoglie. La nave dolce di Daniele Vicari, correte al cinema a vederlo. Allora, come sempre, alla fine della puntata proveremo a liberare uno dei nostri spettatori in studio da una scocciatura con il nostro quiz Cancella il debito. Il concorrente è stato estratto questo pomeriggio dal nostro notaio Luigi Cambri, ha un nome imbarazzante, ma perché? Poi aspetta, là c'è scritto una cosa e là un'altra, si chiama Carla Carloni o Carla Carlone? Carlone. Carla Carlone! Carla Carlone, ci vediamo dopo con te. Allora, parliamo subito della prima notizia di quest'oggi. Riguarda le vicende di un giovane dalla vita avventurosa, il piccolo, piccolissimo Angelino che ne ha combinato un'altra. Il 12 novembre 2012, Angelino Alfano dice cambierò nome al PDL. Angelino annuncia che il Popolo delle Libertà potrebbe cambiare di nuovo nome. Allora, Cami, Alfano vuole cambiare nome al PDL. Sì. Allora, da mamma... Ancora? Di nuovo. Bene. Anzi, da plurimamma, dagli qualche suggerimento. Allora, hai un nome che ti avanza, che vuoi suggerirgli? Angelica, Francesca, Gnagna Porta, Gambala Gasa, Aia... Ma no, perché io ho avuto due femmine, quindi i nomi che volevo dare li ho dati. Diciamolo, ricordiamo i nomi... Beh, Viola e Sole, che saluto, perché sennò Viola si mette a piangere davanti al televisore perché non la saluto. Ciao Viola, ecco. Ciao Viola. Però, invece, se fosse nato maschio, per cui glielo regalo ad Angelina... Come l'avresti chiamato? Orlando. Orlando. Vota Orlando, suona bene. Vota Orlando. Suona ecco, Angelino, bene. Prendi bene nota. Vota Orlando.
Allora, Clevi, tu hai un nome che non è esattamente semplice. Te l'avranno storpiato in più di un'occasione. Sì, soprattutto, soprattutto il cognome. Cadiu, Cladiu. Claudio, Cludio, Claudio, in tutti i modi. Anche a Camila insomma. Gliel'hanno storpiato. No, mai, continui a chiamarmi Camila, è Camila, però non importa, continua a storpiarlo. Dai, continua. So che mi vuoi bene. Geppi, io so che il tuo amore va oltre. Ma tu chiamami Geppi e io chiamerò lui Cledi e tu sarai Camila. Camila, Camila. Io ti amo perché mi storpi il nome. È tutto ricambiato, un po' a prescindere. Allora, gli italiani... Gli italiani comunque sono sicuramente sconvolti, chissà se davvero accetteranno questo consiglio di questa donna illuminata vestita un po' da codice a barre, Orlando, perché guardate che look diverso ai miei ospiti. Oggi lei è vestita da codice a barre e ha le scarpe da scambista. Io lui è vestito da sette spose per sette fratelli con le scarpe antinfortunistica. E io... sono messa. Allora, comunque gli italiani si stanno domandando ma come si chiamerà, a che partito devo affiliarmi, perché ci saranno ancora delle persone che voteranno il PDL anche se dovesse cambiare nome. Allora, molti erano affezionati al nome, soltanto un dubbio: chi lo ha votato sapeva veramente cosa significava la sigla PDL? Noi siamo venuti a chiedervelo per strada quest'oggi, la nostra rubrica che fa chiarezza dove il buio fa da padrone, Wikipedone, fa pure rima, guarda, veramente incredibile, a volte delle cose che succedono. Brava. Cosa vuol dire PDL? PDL, Partito Democratico Liberale. PDL, Berlusca. PDL, Partito Democratico, comunque, perché comunque dobbiamo lavorare. Partito dell'Inter, mi pensi che sia il partito dell'Inter. PDL? Partito Democratico, Popolo della Libertà più che altro. Popolo dei Libertini. Il partito di destra, e basta. E la L per cosa sta? Lavoratori. Grazie. Popolo di Libertini e di Lavoratori. Allora, anche se avete votato PDL, quindi e non sapete cosa vuol dire, state tranquilli, non lo sa neanche la maggior parte dei deputati proprio PDL. Però i segnali che il PDL non sta benissimo sono più di uno. Per esempio, stasera si svolge il dibattito per le primarie del PD. Saprete tutti sicuramente che si svolge in un noto studio televisivo di un programma molto amato, che è questo X Factor. Uno studio enorme, bellissimo, pieno di luci, di illuminazioni. Invece in anteprima abbiamo le foto dello studio TV per le primarie del PDL, che è di un altro programma altrettanto amato. Ciao Federica! Ciao Fede! Fede ci guarda sempre. Allora, però il PDL, per quanto abbia la stessa età di un bambino dell'asilo, ha alle spalle una storia tumultuosa, metà strada tra la vita di Gengis Khan e quella di Sue Ellen. E allora noi vogliamo ripercorrere insieme con i nostri ospiti la storia del PDL e del suo segretario Angelino Alfano con il nostro consueto test, l'Angelino Azzurro. La premiership è per ora un'ambizione, speriamo di vincere. Allora, Clevi, Cami, domande sul tema PDL / Angelino. Allora, il PDL, cioè l'unione tra AN e Forza Italia, di fatto finì con lo strappo di Fini. Sì. La convention del 2010 iniziò come la conferenza di Yalta e finì come Wrestling Mania 6. Vediamo il diverbio tra Silvio e Gianfranchino. Accogliamo a braccia aperte, le fai da uomo politico nel partito e non da presidente della Camera. Ecco. Avete visto bene il labiale di Gianfranco? Che cosa dice Gianfranco Fini a Berlusconi? Vi do tre opportunità. Cosa fai? Mi cacci? Ma ti vedi? Sei pieno di acciacchi. Scusi, buon uomo, mi sa dire dove posso trovare un sali e tabacchi? Quale di queste tre domande Gianfranco ha fatto a Silvio? Clevi? La prima, mi sa. La prima, secondo Clevi? Sì, no, sarebbe interessante sali e tabacchi, ma secondo me metto. E che fai, mi gacci? E che fai, mi gacci, con la J. Vediamo la controprova. La controprova è per i programmi che hanno un rapporto di sfiducia tra il conduttore e il pubblico. E questo non fa parte. Fidatevi, ha ragione Clevi, ha ragione Carlo. È andata proprio così.
forse gli voleva anche chiedere dove comprarsi una nazionale senza filtro, ma non gliel'ha chiesto. Seconda domanda, il PDL, come tutti i partiti, ha un inno. A differenza di quello che avviene di solito in Parlamento, i versi non sono di Bossi, ma di Berlusconi. Vi farò ascoltare tre canzoni, solo una è l'inno del PDL. Andiamo con la prima canzone. Questa era la prima, questa è la seconda canzone. Nano, 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 apri piano. E qua c'è il grande dubbio, il terzo brano musicale. Gente che non ha rancore, che ha come valore la tua libertà. Allora, sì, però posso dire, è il più noioso, cioè è il terzo, però è il più noioso, sarebbe fantastico se fosse nano, nano, apri piano, nano, riesci a farlo tu. Nano, nano, la tua mano, nano, nano, apri piano. Sarebbe nano, molto divertente, nano, credi la sapere. Beh, era questo? Ma no. No. Scusa, no, perché secondo me gli si addice un po' il primo. Si addice un po' il primo che era in questo mondo di ladri, sì. Mi rendo conto. Ma infatti, guarda, tutte e tre andrebbero bene. Però a me, meno male che Silvio c'è, piaceva molto. Allora, terza domanda. Cami, sì. Questa è l'ultima, mi avvisano. Parlavi forse di te stesso? Chi può dirlo? Questa è l'ultima e molto spesso... quello che gli autori miei dicono al loro partner prima di cominciare. Questa è l'ultima, ma è anche l'ultima domanda. Parliamo ora di Licia Ronzulli. Dai, Licia Ronzulli! Chi non sa chi è Licia Ronzulli? Certo. Ah, dai, sicuramente Cledi... Cledi, adesso non stai individuando, ma ti aiuto. Spiego solo per gli amici a casa, perché anche qua il pubblico presente sa benissimo chi è Licia Ronzulli. È un esponente del PDL eletta nel Parlamento europeo. Lo scorso anno Licia Ronzulli fece scalpore perché entrò al Parlamento di Bruxelles tenendo in braccio che cosa? Una borsetta da 15.000 euro, una bambina di 3 mesi e mezzo, un Renato Brunetta di 1,50 m. Cosa teneva in mano Licia? La cosa gravissima è che io l'ho anche avuta ospite a Mamma Mia, sempre su questa rete, programmone di questa rete. Indimenticato, guarda. Io difendo. No, i numeri. Io l'ho avuta ospite e quindi so che è venuta con un bambino, con una bambina di 3 mesi e mezzo, entrata in Parlamento europeo. Abbiamo la foto? Certamente no. Cledi, non sapevi di questa vicenda, di questa Licia che è andata al Parlamento europeo con la bambina. Eccola qua, ecco. Guardate che carina. No, abbiamo la foto. Tra l'altro chissà chi stava parlando, perché la bambina si è fatta due sfere, già sbadigliava, forse non per la gli ha messo anche l'auricolare, una pazza. Comunque ciao Licia, auguri per la bambina che adesso avrà 1 anno e mezzo. Per le donne lavoratrici, è sempre dura. Andiamo avanti con la seconda notizia del presente, c'erano altre domande, le vedete queste, non le saprete mai. Seconda notizia, parliamo di agenti segreti con amori palesi. Sexgate alla CIA, il capo si dimette. Il generale Petraeus, capo della CIA, si è dimesso per colpa di una relazione extraconiugale venuta alla luce a causa della gelosia, non della moglie, è troppo facile, ma della sua amante nei confronti, non della moglie, ma di un'altra donna. Allora, sapevi di questa faccenda, tu sì, sai, sapevo, tutto? Sì, sapevo, ma la cosa che mi ha terrorizzato è il fatto che non ci si può più sfidare di nessuno. Se il capo degli spioni viene beccato mentre tradisce, è la fine. È la fine. No, incredibile. Ho letto. Sì. Allora, Obama cerca anche un sostituto per Petraeus, un individuo spietato, con grande esperienza nei conflitti, soprattutto che non corra mai il rischio di stringere alcun legame affettivo. Noi un nome ce l'abbiamo. Lei, facciamo subito questa proposta, secondo me... Allora, a voi è mai successo di perdere il posto, avere problemi sul lavoro per una storia d'amore? Avete fatto una spiata ardita che ha messo a repentaglio la vostra posizione lavorativa per amore o per odio di un ex? Oddio, io ho avuto una fan, se si può, che mi... La trovavo ovunque. Stalker, nel senso, più che spia, stalker. Sì, la trovavo. La trovavi ovunque dove? Ovunque.
davanti alla scuola in ristorante sotto casa. Stalker. E cosa ti dice? Stalker? Come si chiamava? Francesca. Ah, pensavo che... No, ma ce l'hai, è no. Fuori dal tuo camerino, Geppi. Ho capito. No. E cosa... No, E come l'abbiamo allontanata? Così, piano piano, non gli davo più retta e si è allontanata da sola. No, io ma devo dire, non ho mai fatto la spia perché è una cosa che veramente detesto. Perché ti dimentichi di no, fare ma detesto, la cioè, io trovo cioè, la categoria spioni, i peggio del peggio. Hanno fatto la spia su di me mentendo, tra l'altro, inventandosi delle cose non vere per cui... Quindi un abbraccio mortale tra la calunnia e lo spionaggio. Brava, e sì. Chi l'ha messo in... Ma no, non si dice, dai, cioè, nome e cognome. Però il codice fiscale ve lo potrei dare. Basta insisto, secondo me ce lo dice. Però è normale, riguarda il capo della CIA, è stato normale che questa storia sia uscita sui giornali, però non è affatto facile avere una storia con una spia. Nel cosa bisogna accorgersene prima, vi diamo 5 segnali che possono mettervi in allarme sul fatto che state frequentando una spia. Allora, quando si presenta e dice il mio nome è Rossi, Mario Rossi, vuol dire che è una spia. Se la sera preferisce stare a casa sul divano a vedere un microfilm. È una spia se quando riceve i cioccolatini scarta il cioccolato e mangia il bigliettino. È una spia anche se la cosa più romantica che vi dice al telefono è questa linea è sicura. Ed è una spia senza ombra di dubbio se quando gli chiedete di far sparire la spazzatura dice tranquilla, conosco due ragazzi, sembrerà un incidente. Allora, notizia, devo dire, sviscerata quasi ai limiti, insomma, di Report, della Gabanelli, quindi possiamo tranquillamente andare dentro la terza coppia di notizie. Beh, più di così cosa si può dire? Porta Milena, siamo con te. E per la terza notizia parliamo di gente che non sente la crisi. 2012, casa Versace in vendita per 49 milioni di euro, dai ragazzi, niente, chi non ha 49 milioni di euro? In vendita alla villa di Santo Versace in pieno centro a Milano, una casa veramente umile, 2100 metri quadri di abitazione, 442 metri di giardino, 400 metri di belvedere. Allora, cami, una villa di 2100 metri quadri, tu da donna di casa, perfetta, precisa, come ti organizzeresti per le pulizie? Molti domestici, oppure cosa faresti? Oh. Proverei a prendere i parlamentari e dargli un lavoro, insomma, che sarebbe ora per molti dare una mano. Io pian terreno, parlamentari primo e secondo piano, però io poi controllo perché poi sono anche abbastanza ossessiva nelle pulizie. Cioè sei di quelle che va col guantino bianco? No, guantino bianco no, però deve essere tutto in ordine, come dico io, dove dico io. Tu entri così, sì, controluce. Controluce. Quando si mette così il marito sa che sta controllando. Allora, lo so, amici da casa, che magari qualcuno vuole dare un anticipo, una caparrina, siete lì che fremete per vederla meglio questa abitazioncina che vale come mezzo Real Madrid. Allora, so anche che vorreste comprarla, allora se avete dei dubbi sul comprarla o no, noi vi diamo una mano facendovi parlare col nostro consulente immobiliare che può levarvi ogni dubbio. Bibio, ogni dubbio. Paola Marella. Ciao Paola. Ciao amica. Grazie. Mia. Allora, con Paola, una bella voce, molto, molto sensuale. Sì, sembri Barry White, vabbè, non fa niente. Come mai? Hai preso freddo su uno dei tuoi terreni? Un po' una bronchitine. Hai la bronchite, benissimo. Allora, ma è contagiosa? No, non è contagiosa, già è finita, dai, vieni. Ma guardate che chic, quando una donna ha la bronchite si mette un foulard, lei si mette così, una collana di diamanti neri. Come stai attenta ai particolari. Allora, Paola, vediamo un attimo l'abitazione. Vediamo. Vuoi una mascherina? No, sono già finita, dai, finito tutto. Sei già finita. Allora, finita. Vediamo un attimo le foto di questa abitazione che è un ottagono dentro un rettangolo, dentro un pi greco, non ho capito bene. Com'è la storia? Allora, questa è una villa, chiamiamola, secondo me di Gio Ponti, pensa, per cui oltretutto un bel pezzo di storia dell'architettura in una delle zone più belle di Milano, quindi Via dei Giardini, Piazzetta Sant'Erasmo e Borgo Nuovo sono le tre vie più belle di Milano e 2100 metri. Sì, ma guarda, questo è il terrazzo in cemento armato, c'è cioè un caldo. Non è cemento armato, scusa se ti correggo. È macramè di filo.
È un ciotolato con della beola, però non è dai, proprio cemento armato. Con della beola. Però guarda, ascoltami, gli asciugamani di Louis XIV, ma dove si sono mai visti? Ma è la casa, non è la casa di Versace. Però... li avrai visti, sono proprio i suoi asciugamani. In fin dei conti è con il prezzo che ha... Ma secondo te è un prezzo equo? Guarda, devo dirti, 10 anni fa l'avrebbero venduta subito. Adesso purtroppo c'è credo che ci siano delle difficoltà. Una casa da 49 milioni di euro non mi va più bene come però, prima. Non mi aggredisce il mercato. Non ti aggredisce il mercato. Però devo dirti che è una via molto bella. Ha un unico difetto. Ecco, troviamo i che difetti. In quella via c'è un problema. Siccome c'è un giardinetto dove vanno molto i cagnolini a fare i loro bisogni, eccetera, il marciapiede è sempre molto... Perché alcuni cani non arrivano al giardino. Non arrivano al giardino. Quindi diciamo che se dobbiamo trovarle un difetto, glielo troviamo. Però, al di là di questo, è un pezzo unico. Vale 23.000, abbiamo detto, 23.000 euro al metro. Quindi, secondo me, noi comuni mortali potremmo prenderci uno zerbino. Cosa dici? Ma io un metro forse... quadrato? Ma sì, io una beola mi prendo. Ma scusa, viene venduta arredata? Sicuramente la propongono arredata. Anche perché comunque ha dentro dei pezzi molto interessanti. Il russo o l'arabo che se la prenderà, perché sicura, secondo me prima sì. o poi un russo o un arabo arriva. C'è solo questa stanza? Anche... Cioè, infatti non ho capito, stiamo facendo vedere una casa di 100 milioni di euro, facciamo vedere due, sembra un bilocale. Non abbiamo altre foto? Grazie, vedi. Abbiamo la scala. La scala che... E qui però abbiamo il marmo, vedi che... Ecco, sì. E di nuovo la vista. Ma in regia, pensate che siamo rimbambiti, che ci fate vedere sempre le stesse foto. Abbiamo capito che abbiamo la foto del terrazzo. Però la vista è straordinaria. Ma la vista è straordinaria se sei alto 6 metri e mi sconchi dalle siepi, cioè mi sconchi, mi vedi il Duomo, dai, bella, bella. Aspetta però, devo farti vedere un'altra casa, però ad aiutarmi, facciamo vedere rapidamente un'altra casa. Questa casa, secondo te, anche questa casa in vendita, dalla personalità, così diciamo un po' austera, guarda. Semplice. Guarda questo bel bagno, diciamo, essenziale. Di chi potrebbe essere? Di Mario Monti, secondo me, di Mario Monti. Un aiutino. Ecco. È di Mario Monti. Non è casa di Marietto Monti. Anche se la personalità così un po' austera. Un po' austera potrebbe, però. Anche lui c'ha una vista, anche lui c'ha dei cani che non guardano il marciapiede, non guardano in faccia a nessuno quei cani. Devo dire la verità, la scelta di materiali non proprio. La scelta di materiali, insomma, rimanda all'eleganza, ma quel pizzo l'ha fatto Camila. A mano. Colpa mia. Allora, grazie. Paola. Paola, no, ti bacio da lontano. Curati, vai. Cioè, prendi un antibiotico. Già fatto, ma sto guarendo. Torna a trovarci la settimana prossima. Paola Marella. Grazie. Allora, amici, è giunto il momento di scegliere. Caro Cledi, a te la prima scelta. Quale di queste tre notizie che ti stiamo rinfrescando butti via e non tieni come da notizia simbolo di questa giornata? Vedi che mi ha già contagiato. La seconda. Non tieni il Sexgate alla CIA e Petreius che si dimette. Cami, cosa non tieni? Io non tengo che Alfano cambierà di nuovo il nome al PDL. Non vedremo un Orlando, quindi no. La notizia simbolo di quest'oggi, 12 novembre, è una casa veramente umile, a pochi passi dal centro, ma con dei cani, con delle incombenze molto, molto, molto severe, sul marciapiede, Casa Versace in vendita. E allora, questa notizia, come la trattano i nostri editorialisti per strada? Ce la raccontate voi, come al solito, in maniera molto breve e concisa nel nostro TG 7 secondi. Prego. Buongiorno, allora l'onorevole Versace mette in vendita il suo appartamento lussuoso per 40... Finito, signora. Allora scopriamo subito se questa giornata resterà indimenticabile anche per il concorrente del nostro quiz che entri a giocare a Cancella, che entri per giocare a Cancella, il debitro Carla, Carlina, Carlona, Carlissima, prego! Ciao Carla, benvenuta. Grazie. Grazie Ale. Allora, Carla Carlone Carlissima, vive a Milano, originaria del Campobasso, è assistente sociale, brava, chi ha aiutato oggi? I disabili, bravissima. Hai una gemella che si chiama Paola Paolona. Giusto.
Costruisce tante cose da di, tante cose sulla tua vita, ma subito il debito quello che ci sta più a cuore, che vorremmo eliminare dalla tua vita. 413 euro, la rata del condominio. La rata del condominio? Sì. Che condominio abbiamo? Questi sono i gradini da per pulire le scale. E questo è il secchio, l'acqua. Vai Carla, carlissima. Cinque indizi per te, cara Carla, faccio il tifo per te. Okay. Quell'anno la televisione italiana fa la conoscenza di qualcosa di terrificante, di orribile, di insopportabile, una cosa che rovina la gente, una cosa che rovina gli umori al risveglio al mattino. Non parliamo dell'esordio di Massimo Giletti, ma dell'Auditel. Nella foto vediamo l'inventore del celebre marchingegno. In Italia si diffonde la mania per i Duran Duran, per la gioia di Camila che può aggiornare la sua lista di gruppi stranieri. Quell'anno Simon Le Bon e compagna, compagnia sono ospiti della Carrà a Domenica In. La Carrà e il leader dei Duran Duran, Simon, dovevano anche girare un film insieme dal titolo Sposerò Simon Le Bon, ma intanto devo tenermi Iapino. Riviviamo quella indimenticabile performance. Sempre viva, viva Duran Duran. Il quarto indizio? Il terzo indizio? Il terzo sì. Indizio. Dopo i Duran Duran cambiamo argomento e parliamo di musica. Allora, la televisione manda in onda il concerto di Madonna da Torino. Lei si ammala al solo ricordo di quanto ha gridato. Al grandioso spettacolo parteciperanno 80.000 persone, di cui 75.000 ballerini di Madonna, ma quel concerto verrà ricordato soprattutto per questo. Siete pronti? Bene, anch'io. Siete già caldi? Bene, anch'io. Bene. Camila, ovviamente siete già caldi, non era riferito al pubblico, ma ai sofficini che Madonna aveva messo sul fuoco. Ma io... Ti ricordi? Gruppi stranieri è il mio motto, non so cosa dire. Ma dai, cioè... avrei ascoltato, io l'ho ascoltato alla radio a casa. Sì, me lo ricordo. Siete caldi? Quello me lo ricordo, ma detto... se ti devo dire che cosa ho fatto in quell'anno, credo anche di capire... Posso dire quanti anni avevo io, secondo me? Puoi chiedere al notaio, se puoi dirlo. Sto guardando il notaio e mi ha detto di sì, io avevo, secondo me avevo 13 anni. Avrai letto la mia biografia e quindi ovviamente... Sì, sì, prima di andare a dormire. Siete anche... Datemi un pentine, ti ricordo. Vabbè. Quarto indizio. Mentre nel resto del mondo impazzano gruppi stranieri, in Italia c'è un gruppo che coniuga... Va, i Sex Pistols e Gargamella erano Mirko e i suoi Beehive. Direttamente da Licia Dolce Licia, reduce dal concerto a Pufolandia, stasera Mirko è con noi. Io con te sull'autostrada. Sembra Mago Galbusera che ha buttato la testa nella finta rossa. Grazie Ale. Grazie Ale, veramente. Tra l'altro mi somiglia in maniera inquietante. Io credo che avesse la stessa parruca. Tu conosci Beehive? Benissimo. Conosci Beehive? Grazie a tutti. Che anno? Che hanno? È l'anno da indovinare, insomma, i Beehive erano un boy band. No, non arrivava da noi. Guarda, ma figurati, no. Da noi invece molto è arrivata. E ha creato dei mostri. No, io non avevo la televisione, non so. Allora, per il quinto indizio parliamo di cinema. Di grande, grandissimo cinema, nell'anno da indovinare esce un film indimenticabile, Dirty Dancing. Un film che dimostra che l'amore tra due persone, la caparbietà,
la passione per la danza possono fare tantissimo, soprattutto far guadagnare milioni di dollari ai produttori del film. Rivediamo la scena più famosa di questo film, stupendo con 4P, stupendo! Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. Comunque di restare in Italia e di andare in giro a volto scoperto. Grazie, intanto non ha potuto insegnarmi. Però sei stata brava, eh? Grazie, coraggiosa, no, più che brava. Okay. Allora, cara Carla Carlissima, 5 indizi che riepilogo velocemente per te. È l'anno in cui nasce l'Auditel, in cui i Duran Duran sono ospiti a Domenica In con Notorious, in TV va in onda il concetto di Madonna da Torino, star della TV sono Mirko e i Beehive in Licia Dolce Licia, esce Dirty Dancing. Cara Carla, 3 anni per te. Hai l'età per indovinare: 1983, 1990 e 1987. Per levarti l'incombenza di dare dei soldi per lavare le scale, i vetri e i pianerottoli. 10 secondi per te, muoviti. 1900, sì, i primi due numeri sono uguali. 1983, ha scritto la nostra Carla Carlissima, e l'anno da indovinare era il 1987. Mi dispiace. Clay Di Cardio, Fortin De